piccolo manuale di educazione ambientale. I tre cittadini di Antonello Fiore. Fra le righe edizioni. Lettura di Nunzia Ragosta. C'erano una volta tre cittadini che vivevano con i genitori. I tre fratelli crebbero bene e in fretta. La loro mamma un giorno li chiamò e disse loro: «Siete troppo grandi per rimanere ancora qui con noi. Andate a realizzare i vostri sogni e a costruire la vostra casa». Raccomandò loro di trovare un posto sicuro dove realizzare la loro casa, tenendo presente i diversi aspetti del territorio. Se non tenete conto dei pericoli naturali, il terremoto, le frane, le inondazioni, le eruzioni vulcaniche, le mareggiate, gli sprofondamenti potrebbero distruggere tutto e spazzare via i vostri sogni. I tre cittadini se ne andarono. Presto le loro strade si divisero. Il cittadino grande, che aveva maturato una maggiore esperienza ed era sempre attento ai consigli della mamma, spiegò ai fratelli che ognuno di loro avrebbe dovuto scegliere un posto dove costruire la propria casa, sposare la propria amata, allevare i propri figli e far diventare i loro sogni realtà. Ricordò loro le raccomandazioni della mamma, li avvisò della pericolosità di alcuni fenomeni naturali e, infine, andò per la sua strada. Il cittadino medio andò verso il monte e quello piccolo verso la valle. Era una calda giornata di luglio e sulla sua strada il cittadino piccolo incontrò un uomo che portava della paglia. «Per piacere, vendimi un po' di paglia», disse. «Voglio costruire una casa vicino al fiume. Così tutte le mattine potrò andare a pescare del buon pesce». In meno di due giorni costruì la casa e pensò di essere al sicuro dai pericoli naturali, perché il fiume sembrava molto piccolo e poca acqua scorreva nell'alveo. La casa non era molto bella e nemmeno fatta bene, ma a lui piaceva molto e soprattutto era comoda, visto che era vicina al fiume dove il cittadino piccolo trascorreva molto del suo tempo a pescare. Il cittadino medio, che era andato verso le montagne, lungo i fianchi di una collina di argilla incontrò un uomo che trasportava della legna. «Costruirò la mia casa lontano dal fiume e con legno», disse. «Il legno è più resistente della paglia. Inoltre, da questa collina si gode di un bellissimo panorama e sono molto vicino al bosco. Potrò andare tutte le volte che voglio a raccogliere funghi, castagne e frutti di bosco. Poco importa che gli alberi siano un po' inclinati». Il cittadino medio lavorò duramente per un'intera settimana. Allegramente canticchiava: «Lontano dal fiume non correrò nessun rischio geologico!» La casa sulla collina di argilla godeva di un bel panorama ed era molto comoda, vicina al bosco dove lui trascorreva la maggior parte del suo tempo. Il cittadino grande camminò per molti giorni, tenendosi lontano dai fiumi e dai versanti argillosi, valutando le condizioni naturali e seguendo i consigli della sua mamma. Dopo un lungo e faticoso percorso, un giorno incontrò un uomo che trasportava mattoni. «Per piacere, vendimi un po' di mattoni», disse il cittadino grande. «Voglio costruire una casa solida in un posto sicuro, lontana dai fiumi e dai versanti instabili con gli alberi inclinati». L'uomo gli diede dei mattoni. Il cittadino grande lavorò duramente per un mese intero e realizzò la sua casa. «Ho seguito i consigli della mia mamma e valutato tutte le situazioni di pericolo. Ora i fenomeni naturali non potranno spazzare via i miei sogni», pensò il cittadino grande. La fiaba
continua sul libro.